Salve a tutti e bentornati sul mio canale! Data la grande richiesta di... beh, nessuno? Eccomi qui con la seconda parte di riferimenti musicali in JoJo. Oggi andremo ad analizzare proprio la parte 2 chiamata Battle Tendency, e personalmente una delle mie preferite. Sfortunatamente per voi, però, anche questo non sarà un video troppo lungo, visto che i riferimenti non sono tantissimi, però vi assicuro che già dalla prossima stagione iniziamo a ragionare. Mi sembra di aver detto tutto, quindi procediamo con il video, ma prima... sigla! Come ogni episodio, vi ricordo che tutte le informazioni sono prese dalla pagina wiki, di cui trovate anche il link in descrizione. Potrebbero esserci anche degli spoiler riguardo alla serie, ma dubito che siano pesanti. Insomma, sentire il nome e l'origine di un personaggio non credo che sia considerabile come spoiler. Il nome di Lisa Lisa è preso dalla band degli anni 80 chiamato Lisa Lisa and the Cult Gem. I personaggi di nome Loggins e Messina, più precisamente gli aiutanti di Lisa Lisa, sono tratti dal cantautore e chitarrista Kenny Loggins e dal musicista Jim Messina. Il nome di Suzy Q ha due possibilità: può essere preso dal nome della bassista Suzy 4 oppure dalla canzone Suzy Q di Dale Hawkins. Wired Beck, un vampiro creato da Kars con l'obiettivo di sorvegliare un hotel dove si nasconde quest'ultimo, è ispirato al musicista Jeff Beck e al suo album chiamato Wired. I nomi dei quattro uomini dei Pilastro, o Pillar Men, ossia Santana, Wamuu, SDC e Kars, prendono ispirazione rispettivamente al chitarrista Carlos Santana, al duo pop britannico Wham, alla rock band australiana AC/DC e al gruppo musicale statunitense The Kars. Smokey Brown prende il nome dai musicisti Smokey Robinson e James Brown. Ricordate tutti quel momento in cui Joseph dice a Caesar: Nice, nice! Very nice, Caesar-chan! Ecco, quella frase è un riferimento alla canzone della band californiana Ambrosia chiamata Nice Nice Very Nice. Uno degli antagonisti minori, Donovan, prende il nome dal musicista con l'omonimo nome. Il nome della pietra rossa di Aya è un riferimento alla canzone e all'album della band statunitense di nome Steely Dan. L'isola vicino a Venezia di nome Air Supplena è un riferimento alla band Air Supply. Infine, in una delle ultime scene, quando vediamo Joseph anziano in aeroporto, nel manga è possibile vederlo ascoltare una canzone dei Beatles sul suo Walkman. E con questo è tutto, scusatemi se non è venuto un video lunghissimo, però preferisco farlo finire prima piuttosto che cercare di allungarlo in modo inutile, anche se poi la puntata cade nell'oblio più totale. Canta nel cringe Bloody Stream. Ma devo farlo davvero? Attenzione, momento cringe in 3, 2, 1. Shijimano soko kara mezzameru sono ashiratachi tukiotoe shinkuno shishiyoga 立ち上がる勇気を息を忘る。うつて具合を定めと呼ぶなら微笑む目で次の手を闇を紡いで刹那を交わして刃すり抜けやつらの思考つけ貫いた思いが未来を開く Like a bloody storm, 熱くlike a bloody storm。血海悪に消さまれていねに起き上がる君愛よ狐握りしめて Mai più, ricordatemelo. Come non detto. Tanto questo video, se va come l'altro, non lo vede praticamente nessuno, quindi almeno sono salvo. Per finire, vi ricordo, se il video vi è piaciuto, di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete già fatto, e di condividere il video con tutti i vostri amici. Se volete farmi contento, poi cliccate anche sulla campanellina, così non vi perdete tutti i video futuri. Beh, noi ci vediamo alla prossima. Bella!